Vladimir Zinovsky è morto oppure no? Bene, sembrava che fosse morto, in realtà non è morto, versa però in condizioni disperate. C'è un tamtam intorno a questo leader del Partito Liberal Democratico Russo e è l'ultimo scontro tra la comunicazione indipendente e quella dello Stato proprio russo. Si è diffusa la notizia della sua morte poco dopo le ore 10:45 per colpa del Covid. In realtà, però, è stato, diciamo così, messo nero su bianco un fatto molto semplice, ossia che l'uomo in realtà è vivo, però, ripeto, è in condizioni veramente precarie di salute. Dunque, non è morto. Qualcuno ha lamentato o ha ventilato la possibilità che l'uomo era stato fatto fuori dal Covid, dal coronavirus, in realtà è vivo. E pensate che ha ben 75 anni di età, veterano della Duma, ha fondato e ha guidato il Partito Liberal Democratico, l'LDPR, dell'estrema destra negli ultimi 30 anni di tempo, andando a sostenere quasi completamente le politiche create, o meglio, realizzate da parte di Sua Santità, o meglio di Sua Eminenza Vladimir Putin, presidente della Russia. Il video termina qua, dunque è vivo, non è morto, quindi non vi preoccupate. Ciao Leandro, narratore, fino alla prossima, grazie a tutti.